Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte della mia serie su Pokémon Smeraldo, la Nuzlocke Challenge. Che cosa straordinaria! Nella scorsa parte cosa abbiamo fatto? Abbiamo superato il Bosco Petalo aggiungendo due nuovi membri al team in questa Nuzlocke Challenge, che sono Tavoletta e Google. Tavoletta è lo Slakoth della vita e Google è il Wingull della vita, e poi ci sono Cursey e Fanghino. E in questa parte di sicuro prenderemo la prima medaglia, sarà abbastanza complicato ma non demorderemo, vero? Confermate. Comunque, prima di cominciare questa parte mi raccomando mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale! E altrimenti una faccia molto cattiva se non vi iscrivete potrebbe comparirvi e lamentarsi della vostra condotta al preside. Comunque, intanto devo andare qui perché, essendo sicuramente un allenatore esperto, questa persona vorrebbe darmi l'MN01, la macchina nascosta 01. Questa macchina nascosta, o MN in breve, è Taglio. Una mossa MN può essere usata dal Pokémon fuori dalla lotta. Il Pokémon che ha imparato Taglio può... Vabbè sì, insomma, serve per tagliare i piccoli piccoli. Poi dobbiamo andare... Ci dovrebbe essere qui... Allora, intanto mi piacerebbe girarmela un po' la città, però vabbè. Per non perdere tempo, devo andare nella scuola per allenatori. Dovrebbe essere questa, sì. Ti insegniamo tutto ciò che vuoi sapere sui Pokémon. Intanto c'è questo tizio che non si è presentato. Ehi, non ci siamo già incontrati a Petalipoli, mi pare? Sì, e te ne sei andato senza dirmi chi fossi. Mi presento, sono Scott, sono sempre in viaggio alla ricerca di allenatori in gamba. Mi spiego, sto cercando esperti di lotta con i Pokémon. Qual buon vento ti porta alla nostra scuola? Sei un allenatore anche tu? La cosa più importante è insegnare Taglio a uno dei tuoi Pokémon. È taglia corto, Scott. Taglio, taglia, capito? Le mie battute si stanno migliorando di video in video in video in video. Gli studenti svogliati assaporeranno il mio Rapidartigli. Che significa? Glielo lanci addosso? Anche perché ha la forma di un dente il Rapidartigli. O di un artiglio, veramente. Allora, Rapidartigli permette di agire per primo ogni tanto. Io lo darei a... Chi è il più lento della squadra? Fanghino o Cursey? Cursey forse è ancora più lento. Per cui va bene, darlo a Cursey. E grazie. Per il momento ho finito con i giri. Forse c'è anche qualche scambio interessante, ma non ho tanti Pokémon, quindi... Prima di andare in palestra, che è qui, io andrei un po' ad allenarmi, non qui ma a destra, per il momento qua ci dovrebbe essere pure qualche strumento molto interessante che potrebbe servirmi per la palestra, che è super pozione, si può servire. Anche se ancora le pozioni dovrebbero essere il top perché non abbiamo tanti PS. E tu cosa mi dici? Esplorare una grotta non è come camminare lungo una strada, va bene, che emozione! E tra l'altro, andando da questa parte, siamo nel percorso 116 e qui posso catturare un nuovo Pokémon, no? Le Pokéball? Sì. Allora, se il primo Pokémon che spunta fuori dall'erba è un Pucciena, io veramente sono indignato. E vediamo chi posso catturare. Non ci posso credere, veramente. Ma sei serio? Basta, Tavoletta, distruggilo! Lui aumenta il suo attacco, ma Tavoletta lo distrugge. Vattene via! Voglio un altro Pokémon. Che è... No, vabbè... Se voi avete parole per commentare, ditelo voi. Anzi, commentate veramente, perché io non so più che dire. Veramente, ancora Pucciena? Dai, terzo Pokémon! Questa è la volta buona. La terza è la volta buona, me lo sento? No, non me lo sentivo. Basta! Vabbè, è ottimo perché Tavoletta prende punti esperienza così a gratis, però... Oh, ok, Nincada! Perfetto. Allora, non penso che farò entrare Nincada nel team, però comunque lo posso allenare per il momento. O comunque sempre, non li faccio entrare nel team, però comunque diventano membri affezionati. Io ti faccio uno sbadiglio. Nella scorsa parte un Nincada stava per uccidere il mio Cursey. Non ti permettere Nincada. Però per essere più sicuro di non fargli male, io manderei Fanghino. E visto che ha fatto tante azioni e tanti rafforzatori, con un'azione non dovrei ucciderlo, infatti.
Va bene, proviamo con una Pokéball perché ho paura che si svegli. Dai! Entra, Nincada! Entra! 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 Ed è entrato. Sì, preso Nincada e catturato! I dati di Nincada sono stati inseriti nel Pokédex. Nincada fa il suo rifugio tra le radici giganteschi alberi. Si muove nell'oscurità sottoterra, sondando il terreno con le sue antenne che sono simili a dei baffi. Sono delle antenne quei baffi di Nincada, non lo sapevo. Allora, soprannome per Nincada. Non lo so. Non guardatemi, non guardatemi. Taglio e ci penso. Ok, l'ho detto, non ho fantasia, non ho ispirazione, per cui gli metto il suo stesso nome al contrario. Vieni nel team, Adaknin. Che ha anche una certa musicalità, ad essere sincero. Vediamo la natura di Adaknin. Natura modesta, bene. Per fortuna avevo detto che non l'avrei messo nel team perché è una natura terribile, la peggiore che potesse avere. Perché aumenta l'attacco speciale e diminuisce l'attacco fisico. Sia lui che le sue evoluzioni sono forti di attacco fisico, quindi capite bene. Va bene, vado a guarirmi e alleno Adaknin fino al livello... 8 come Go. Ci vediamo tra pochissimo. Ed eccomi tornato. Allora, in realtà ho allenato tutti a livello 10, però in questo processo Fanghino è salito a livello 11, al solito. Come nella scorsa parte l'allenamento ve lo lascio alla fine della parte, così per controllare che non abbia barato, anche se è abbastanza noioso questo allenamento, ci ho messo un bel po', ma scappiamo da Nincada e cominciamo con questo percorso. Va bene, repellente. I miei Pokémon Coleottero sono forti, dai, lottiamo! I can't wait any longer, caro José Pigliamosche. Comunque, mentre affronto questi allenatori, allenerò soprattutto Fanghino perché per la palestra, che è di tipo roccia, servirà soprattutto Fanghino. Userò soprattutto. Comunque, diciamo, mentre sconfiggo gli allenatori, dovevo dire... Uffa, voglio vedere se c'è qualche oggetto nascosto... No, c'è sempre un Pugiena, però. Vi sta piacendo questa serie? Ecco cosa dovevo dirmi, la mia squadra di Pokémon è grande. Vi sta piacendo questa serie? Io mi sto divertendo tantissimo a farla e ogni giorno non vedo l'ora di trovare il momento per poterla registrare perché maledetti impegni non mi permettono di registrarla quando vorrei. Però vabbè, sto riuscendo ad avere una... come si può dire? Una... regolarità, una... insomma, sì, quello. E questo è positivo. Giusto? Scusate, mi sono distratto. Stavo dicendo, appunto, sto riuscendo a registrare bene o male una volta al giorno. E quindi le parti arrivano ogni giorno. E questo è positivo. Comunque, se vi sta piacendo, lasciate un commento, il like, tutte quelle cose. Allora, c'è una lotta in doppio. Chi voglio allenare? Fanghino e... Go con una mossa roccia va giù nella palestra. Quindi meglio forse tavoletta o Cursey. Vediamo chi è più resistente tra tavoletta e Cursey. Difesa di tavoletta, difesa di... vabbè, vince tavoletta. Quindi... dai, lotta in doppio. No, non si è girato, brutto cretino. E devo mandare per forza Adaknin contro Shroomish. Peccato, avrei potuto fare delle lotte in doppio. Comunque sì, ho controllato Sanguisuga, effettivamente potenza 80 come nelle ultime generazioni. Quindi ok, per questo era così forte la Sanguisuga di Nincada. Allora, chi sei tu? Te la faremo vedere noi. Avrei voluto fare le lotte in doppio, uffa, perché in questo gioco, da questo gioco in poi, se due allenatori contemporaneamente ci guardano, parte la lotta in doppio. Nei giochi prima non era così, nei giochi di prima. Fanghino, vai, pistolacqua. Fanghino ormai non guarda più in faccia nessuno, onestamente. Allora, qui c'è una grotta, ma ci dovremo venire tra poco, per cui io direi che è giunto il momento di andare in palestra per affrontare la capopalestra. Cavolo, non ho un repellente, non voglio affrontare più Pugiena. Sì, ce l'ho, vero, l'ho trovato poco fa. Ciao, cagnolino slash iena dei miei stivali.
Cursi tu non sentire, copriti le orecchie, perché queste cose non ti riguardano. Allora, vado a guarirmi, però sto pensando, va bene utilizzare solo fanghino per la lotta in palestra? Penso di no, perché per quanto possa essere forte, comunque la capopalestra ha più Pokémon e non so, il Pokémon di livello più alto credo che sia il livello 14 o 15, uno dei due. Per cui, devo stare attento. Ehi, come va? Ho qualcosa da dirti. Vuoi diventare campione? Non sono un allenatore, ma posso darti alcune dritte per vincere. Ok, affare fatto, ti darò una mano a diventare campione di Pokémon. Come allenatore hai il compito di vincere medaglie, giusto? Ma i capi palestra sono degli ossiduri. Ed è qui che entro in gioco. Ascolta bene quello che ti sto per dire. Petra, il capo palestra, usa Pokémon di tipo roccia. Il tipo roccia! È molto resistente, ma non può soffrire le mosse di tipo acqua ed erba. Se riesci a battere il capo palestra, vieni a trovarmi di nuovo. In bocca al lupo. Non ha detto niente di nuovo. Nelle nuove generazioni dà un come si chiama? Quello. Gli allenatori delle palestre non vanno presi alla leggera. Ecco, dà un'acqua fresca, scusate, sono vabbè. Allora, vediamo se non devo davvero sottovalutare Elia Bullo, che manda Geodude. Ma Geodude contro Fanghino. Cosa vuoi fare? Sei solo un Geodude e nessuno lo può negar. Per cui, ciao ciao Geodude. Non velocizzerò gli incontri in palestra perché siamo in una palestra, un ambiente più da rispettare. Sei troppo forte. Non è proprio così, diciamo che... Non è proprio vero che tu sia molto forte, ecco. Allora, adesso ci dovrebbe essere una lotta in doppio, se non ricordo male. Sì, finalmente! Amo le lotte in doppio! Se non riesci a battermi, non avrai alcuna possibilità contro Petra. Siamo nel bel mezzo della città, ma chi se ne importa? I miei Pokémon roccia hanno bisogno di spazio per scatenarsi. Sì, facciamo una festa pazza discoteca con i Pokémon roccia. Tommy Bullo e Mark Adventuriero. Geodude e Geodude, va bene. No problem. Ancora sono di livello troppo basso per potersi, diciamo, autodistruggere. Però con tavoletta che caspita faccio? Boh, sbadiglio. Alla fine, per il momento tavoletta è molto forte perché può fare sia sbadiglio che ripeti. E sono mosse molto fastidiose per gli avversari. Forse salendo di livello impara qualcosa, spero. Sbadiglio! Troppo bella il suono che fa sbadiglio. Azione, va bene. Visto l'acqua, vabbè, tavoletta deve ciondolare per un turno. E io sono ancora troppo, troppo entusiasmatico per aver trovato tavoletta nella scorsa parte. C'è Slakoth, con la natura pure molto ottima. Pazienza... No, mi tengo le mosse che ho. Non mi interessa di pazienza. Per cui, pazienza, non la imparerò. Ah, ah, capito. Geodude continua a utilizzare azione, ma si addormenta, infatti. Visto l'acqua e... Vabbè, graffio. Alla fine in realtà il ruolo di tavoletta in questa lotta è molto molto poco incisivo. Perché Fanghino fa tutto ed è pure salito a livello 15. Spero che non sia di livello troppo alto per la capo palestra, ma credo di no comunque. Non l'ho fatto neanche di proposito, per cui va bene. Visto l'acqua e va bene. Sconfitto anche quest'altro Geodude, hanno solo Geodude in questa palestra. Hai avuto la meglio su Tommy Bullo e Mark Avventuriero. Wow, ne hai di talento. Sì, sì, ne ho. Oh, mamma mia, il nostro sfidante è un osso duro. No, si è demoralizzato, non vuole più fare la festa pazza discoteca. Ma perché? Ma perché? Allora io direi. Mando prima tavoletta, così al primo Pokémon di Petra faccio subito uno sbadiglio. E così poi ho il tempo di. Per cui balletto attorno a Petra prima di sfidarla. Qui, basta, e cominciamo.
Ciao, sono Petra, capopalestra di Ferrugipoli. Sono diventata capopalestra per mettere in pratica nella lotta quello che ho imparato alla scuola per allenatori. Vuoi dimostrarmi come lotti e quali Pokémon usi? In realtà no, non volevo. Uno scherzo volevo. E parte la sfida di Petra capopalestra. Sì, dai che prendiamo la prima medaglia. Il primo Pokémon è Geodude, però di livello decisamente più alto, di 4 livelli più alto rispetto a quelli di prima. Quindi io direi di fare subito sbadiglio tavoletta, attento. Ok, riccio il scudo, va bene. Vai tavoletta. In realtà non sarebbe servito contro Geodude, però. Però. E vai anche Fanghino. In ogni caso Geodude non avrebbe avuto speranza e continua a fare riccio il scudo. Va bene, va bene. Ah, ah, si è addormentato. Vai Fanghino, pistolacqua. Dovrebbe, ecco, andare KO con un colpo. E il primo Pokémon è andato, fantastico. Tavoletta non sale mai di livello? E c'è un altro Geodude, ma veramente? Sì, sì, effettivamente sì. Stavo pensando, ci sono così pochi Pokémon roccia in questo gioco? No, però sarebbero stati troppo forti forse gli altri, comunque ok. E l'ultimo Pokémon lo ricordo bene. Fanghino sarà a livello 16, ok, decisamente overlevel rispetto al Nosepass di Petra, che è a livello 15, va bene, di un livello. Allora, Nosepass è pericoloso perché può fare rocciotomba, può fare blocco e sono mosse fastidiose, per cui direi di subito di fare dei ruggiti. In ogni caso ha delle difese molto alte, quindi meglio abbassargli un po' l'attacco, così non mi devo preoccupare troppo, diciamo, delle sue mosse d'attacco. Vediamo, rocciotomba, vediamo quanto fa male a Fanghino. Perfetto, non mi fa quasi niente, però abbassa la velocità e questo non va bene. Allora direi di usare anche qualche fangosberla, perché le mosse roccia hanno tutte poca precisione. Quindi con una fangosberla che abbassa la precisione ne farei anche due. Ah ok, un buon danno anche con fangosberla. Bravo Fanghino! Faccio un'altra fangosberla così. Va bene, lui continua a usare il rafforzatore, anzi lei. Ma non serve a niente! Brutto colpo di Fanghino! Bravissimo! E adesso... No! Cos'è, Bacca Arancia? Bacca Arancia di Nosepass. Va bene. Però adesso che ha la precisione abbassata di 2 gradi, va bene, rafforzatori, ok. In ogni caso mosse solo speciali, eccetto azione. Pistolacqua, ok. Forse con un'altra pistolacqua, no, perché pozione è lo strumento utilizzato da Petra capopalestra. Giustamente non vuole andare subito KO. Ma Fanghino, guardate quanto picchia! Pozione usato, va bene. Ma sono protetto sotto tutti i fronti, perché mi fa rocciotomba all'attacco abbassato di 2 gradi. Va bene, blocco, in ogni caso non volevo scappare. La mia paura era più che altro questa. Avrei provato a mandare prima tavoletta per fare uno sbadiglio, ma se mi avesse fatto blocco su tavoletta avrei potuto dire addio a quel Pokémon e non volevo. Per cui Fanghino conquista la medaglia per noi, sì! Hai avuto la meglio su Petra, capopalestra. Quindi ho perso. Credo di avere ancora molto da imparare. Ora mi è tutto più chiaro. Secondo le regole della Lega Pokémon, agli allenatori viene conferito questo se sconfiggono un capopalestra. Ti prego di accettare la medaglia pietra della Lega Pokémon. Sì, abbiamo vinto la prima medaglia! E Fanghino si evolve! Quante emozioni tutte in una volta! Complimenti, il tuo Fanghino si è evoluto in Marshtomp! Sì, Fanghino! Fanghino sta cercando di imparare Colpo di Fango, che dovrebbe essere sempre una mossa speciale. Esatto. Fangosberla è molto forte, però Colpo di Fango ha una potenza molto più elevata, quindi... Sì, dai. Sì, sì. Cancello Fangosberla e insegno Colpo di Fango. E... Puff! Fanghino scorda, va bene, va bene.
riceve la medaglia pietra da Petra. Ah, ah, una medaglia che si chiama come lei. La medaglia pietra migliora la potenza di attacco dei tuoi Pokémon. Inoltre potranno usare la mossa MN taglio, va bene. E ottenuto MT39. Questa macchina tecnica, la MT39, contiene roccio tomba. Va bene, Petra, mi stai simpatica, però basta. Voglio vedere la medaglia che abbiamo vinto. Sì, medaglia pietra! Che bello. E poi, Fanghino, non ti allenerò per il momento, per cui... Dai, metto prima Cursey, che da un po' che non lo alleno. E se ci sono, lo tengo doppio in coppia con Tavoletta. E poi volevo vedere, ma per caso, ci sto pensando un po' in ritardo, ma... la semitraglia, può impararla qualcuno? Non penso. No, infatti, ok, meno male perché avevo sprecato un'occasione. Mentre la rocciotomba penso di sì. Può... è capace Fanghino, ma no. E il taglio, devo insegnarlo per forza a uno di loro e so già che sarà ad Aknin a impararlo. Sì, cancelliamo Graffio. 1, 2, puff. Aknin scorda, dimentica perché... Questo silenzio non vale neanche una parola né una sola. Allora faremo l'ultima cosa e poi chiudo la parte. Ma questa cosa è bella consistente. Questa parte forse sarà un po' più lunga. Perché usciamo dalla palestra. Lasciami andare! Aspetta per favore, non prenderti la mia merce! Ma cos'è successo? Ma cos'è successo? I miei Pokémon stanno abbastanza bene, posso andare. Oh, ti conosco. Sei quell'allenatore bravissimo che mi ha salvato nel bosco Petalo. Aiutami, il timidro mi ha derubato. Devo riprendermi la merce Devon. Se non ci riesco, sono veramente nei guai. Ti aiuto io, uomo perennemente in guai seri, in guai grossi. Come dice il team Rocket. Allora, speriamo che non capitino dei Puciena. Ok, no, l'ho detto troppo presto, ok. Quando si dice non cantare vittoria, però era un Incada. Ciao, Incada. Allora, dopo andremo anche da questa parte, ma prima andiamo qui. Oh, cosa farò mai? Eravamo a passeggio, il mio Peco ed io, o Pico. Quando uno strano tipo ci ha salito, quel criminale si è dato a gambe con il mio amatissimo Pico. Oh, Pico. Allora, va bene. Basta, controllo ogni 2 secondi il team. E qui invece entriamo nel tunnel Menferro. E posso catturare un altro Pokémon, ma qui capita un solo Pokémon, quindi so già chi sarà. Ed è Whismur. Fantastico Whismur. È molto bello, però anche molto molto scarso, quindi... Ok, non lo metterò nel team perché già c'è un Pokémon di tipo normale che corrisponde il nome. No, Baronda è fortissima adesso! Ok, devo stare super attento. Chi può prendere bene una mossa speciale senza avere troppi problemi? Ok, Fanghino ovviamente, poi... Nessuno. Vai Fanghino, perché Baraonda è stata potenziata nelle generazioni a venire e ha una potenza di 90, per cui... Ok, fa Fanghino, non fa nulla. Io direi di provare a catturarlo. Pokéball! Whismur, entra! Entra, mi raccomando! È preso! Ok, siamo a 6 Pokémon catturati, wow! Come si fanno in fretta le squadre. Le urla di Whismur sono assordanti, quanto il frastuono di un jet, poiché inala attraverso le orecchie, riesce a strillare di continuo senza perdere il fiato. Che figata, tipo le narici nelle orecchie. Vuoi dare un soprannome a Whismur? Certo che voglio darglielo. E questo soprannome è il seguente. Va bene, datemi tregua, non lo so. Ah! Si chiama così. No, voglio mettere anche un punto esclamativo. Ah! E ah, è il sesto membro del team per il momento, non ci resterà. Però vediamo che natura ha. Natura decisa non è male, anche se... Sì, in realtà è un po' male perché sarebbe meglio come attaccante speciale, però non è malissimo. Nel caso in cui dovesse succedere qualcosa a Tavoletta, facciamo tutti gli scongiuri del caso... Potrei prendere in considerazione del denare. Ah! Comunque, Cursey ha subito qualche danno, per cui prima di sfidare quella recluta del team Idro, io direi di usare una pozione.
Perfetto. Ehi, tu ce l'hai con me? Vuoi che ti dia una bella lezione? Ma non sei lo stesso. Per tutti i Pokémon, prendere quel Pokémon in ostaggio si è rivelato del tutto inutile. È proprio una bella via di fuga questo tunnel cieco. Visto che ormai sono imbottigliato, ti va di lottare con me? Tu sei quello dell'altra volta, ti ho riconosciuto. Falso, falso e bugiardo. Parte la sfida di Recluta Team Nidro. È il turno di Pucciena, mandato in campo da Recluta Team Nidro. Va bene, Cursey è un livello inferiore, però io credo in Cursey. Azione. Non puoi nulla contro Cursey, che sfida pure i Pucciana di livello più alto e non si fa intimorire. Non è giusto. Il capo mi aveva detto che sarebbe stato un lavoretto facile facile. Il capo ti ha mentito. Impara questa lezione dalla vita, togliti dal Team Nidro e smettila di fare le cose delle persone malvagie. Pico, che bello rivederti sano e salvo! Pico, ti deve la vita! Mi presento, sono il signor Marino, e tu chi sei? Parla in questo modo. Bene, Avian, ti ringrazio di tutto cuore. Va bene, basta. Mi sono stancato da solo. Pico, 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 Pico. Il signor Marino, se vi ricordate, nella scorsa parte è il proprietario del cottage dove non sono entrato. Cioè, sono entrato e ho detto no, non ci devo entrare ora perché ricordavo che ci fosse questa parte. Pokéball. Ok, basta, Whismur, per favore. Ok. Adesso io direi di sfidare questi allenatori e userei un'altra pozione. Maledetti tutti questi allenatori che stanno ferendo. Il caro Cursey, non vi permettete, sapete, non vi permettete. Che ancora è fragile, è un piccolo jenino indifeso. Si può dire jenino? No, jenina, una piccola jenina. Jenetta. Ti avverto, nessuno mi ha mai battuto in niente. E ora un Pokémon di livello bassissimo ed è pure scarsa, vediamo. Di solito è così. Parte la sfida di Sara Lady e Zozun Elegantone. Zozun Screak, vabbè, sì, era ovvia la battuta. No, battuta, la citazione che avrei fatto. Allora, Zigzagoon. Allora. Lowtad dovrebbe poter fare ancora solo sgomento, quindi non mi fa niente. Quindi io mi concentrerei doppio focus su Zigzagoon. Ok, che ha un bel po' di difesa per il momento, non è che sia un Pokémon particolarmente resistente. Ma avendo io dei Pokémon un po' scarsi, capito? Graffio! Tavoletta! Tavoletta! Non deludi mai! E Tavoletta sarà a livello 11, e direi finalmente perché sto sconfiggendo Pokémon con Tavoletta dall'inizio della parte. Pucciena, vediamo Lowtad che fa. Sgomento, infatti. Va bene, non fa niente. Però devo mettere in conto che ha fatto un colpo coda quello Zigzagoon. Quindi adesso i loro colpi potrebbero farmi più male. Ma sgomento non mi fa niente. E vabbè, azione di Pucciena. Non è grave. Cavolo, ruggito. Questo Lotad mi sta dando molto fastidio. Però velocizziamo, altrimenti non finiscono mai queste lotte. Ah, può fare anche assorbimento? Stupido Lotad! Che continua a fare ruggito. Ti ammazzo! Stupido lui! No, pozione! Aveva ragione Sara Lady, è proprio fastidiosa. Cioè, è proprio forte, no, fastidiosa. E Zigzagoon, allora. Io sono molto indebolito. E ho anche poca difesa perché me l'ha abbassata. Quindi devi fare Turbo Sabbia e Sbadiglio. No, ok, Tavoletta, bravissimo. Ma, può fare Ruggito? No. Attento, Tavoletta, ok. Prendiamo l'ora mentre dorme. Cursey, brutto colpo! Bravissimo! Mi è piaciuta questa. Oh mamma mia, questa è un'esperienza nuova per me. Molto molto scioccante, scioccante davvero. Trova pozione. Ok, ci sono altri due allenatori, però Tavoletta è molto danneggiato. Quindi io direi di mandare Go-Go. Mi fa ancora ridere. Ah! Si imparano moltissime cose. Basta, l'ho capito, ci sono già stato nella scuola per allenatori. Per cui smettila di ripeterlo, smettila. Jerry Scolaro e Antonella Pupa, pure tu smettila anche se non hai fatto niente. Meryl, dobbiamo stare attenti a Meryl, mentre a Ralts non tanto. Perché Ralts al massimo può fare confusione, ma su Cursey non ha effetto, quindi ok. Go go, nella scorsa parte nemmeno un supersono.
Goggle, mi stai deludendo moltissimo. Sono molto amareggiato per le tue performance. Ok, finalmente un super suono, è riuscito a farlo. No, adesso pisto l'acqua, concentriamoci a uccidere Meryl, che è stato così confuso. Le tecniche di confusione di Goggle finalmente stanno prendendo piede. Quanto male mi ha fatto con una confusione, però per fortuna continua a fare ruggito. Ciao, Rolls. Ok, sconfitti tutti gli allenatori nel percorso. Ma cosa dice quel cartello? Consigli utili, il tuo zaino ha diverse tasche. Seriamente? Sì, ok, lo so che il mio zaino ha tante tasche. L'albero si può abbattere con taglio. Puoi usare taglio, usiamo taglio. Hai trovato 3 baccananas. E vediamo cos'altro ho trovato. Hai trovato 2 baccastagna. Fortissima la baccastagna. È un rimedio per il sonno ed è molto utile. Perché per esempio c'è la strategia di utilizzare riposo che recupera tutti i PS e poi mangiare, dare al Pokémon baccastagna così si sveglia subito. Vabbè, queste cose le spiego se magari mi seguono persone che non giocano a Pokémon, quindi io cerco di parlare sempre a tutti. Ti ho riportato la merce! Oh, com'è andata? Hai la merce Devon? Ce l'hai fatta, l'hai recuperata, sei un allenatore eccezionale. Ecco, per ringraziarti ti darò un'altra Mega Ball. Ok, molto gentile. Ah, ci ha detto di seguirlo. Ti trovi al secondo piano della Devon S.P.A. L'ufficio del nostro presidente è su questo piano. Non trovo le parole per esprimere la mia gratitudine. Quel pacchetto che ci hai riportato, ti posso chiedere di consegnarlo al cantiere di Selcepoli? Sarebbe terribile se ci venisse rubato un'altra volta. Quindi posso contare su di te? Sì, si può contare su di me. Il nostro presidente ti vorrebbe parlare. Pa-pa-pa-pam. Prego, accomodati. Sono Pierangelo Petri, presidente della Devon. Ho sentito parlare di te, ci hai salvato 2 volte. Ho un favore da chiedere a una persona meravigliosa, eccezionale, stupenda. Sei... stupendo, eccezionale, fantastico, meraviglioso, tanti aggettivi positivi, ti amo, addio, un po' meno, presidente della Devon. So che hai un pacchetto da consegnare al cantiere di Selcepoli. Bene, sulla strada ti potresti fermare, so che hai da consegnare, me l'avete dato voi, ti potresti fermare a Blue Rubia, vorrei che tu consegnassi una lettera a Rocco. Hai ottenuto lettera. Dovresti sapere che non sono un sono un presidente molto magnanimo. Ok. E mi dà un Pokénav, che è una peculiarità dei giochi di Rubino, Zaffiro, Smeraldo, non trovo la parola adatta. E il Team Hydro e il Team Magma stanno portando scompigli in lungo e in largo, penso sia meglio che ti riposi un po' prima di rimetterti in viaggio. Grazie, grazie. Va bene, Avian, sii prudente allora. E invece non sono prudente. Non puoi dirmi cosa fare. Andiamo perché questa parte sta durando già tanto. Qui ritorneremo, non vi preoccupate, non parlo con nessuno per il momento, perché appunto questa parte sta durando già tanto. Ma c'è l'ultima cosa che voglio fare oltre questo. Ho messo a punto una nuova funzione per il Pokénav, è fantastica, mi fai vedere il Pokénav che ti ha dato il nostro presidente, tieni. Lo sfidafonino, con lo sfidafonino puoi chiacchierare con persone, sì, posso. Devo chiamare il presidente. Sfidafonino. Oh, Avian. Visto che mi chiami vuol dire che il Pokénav funziona. A meraviglia. Verranno registrate altre persone. Prova a chiamare anche loro. Bene, bene, mi sembri molto felice. Come faccio a saperlo? Perché ti sto guardando dalla finestra del mio ufficio. Alla prossima. A quest'ora, in questo momento, ci vede come formica perché sembra gigantesco questo palazzone. Allora, dovrei avere i Pokémon curati, giusto? Sì. E c'è l'ultima cosa che voglio fare perché qui, guardate chi c'è, lei. Oh, ciao Avian. Hai la funzione sfidafonino installata sul tuo Pokénav. Registriamoci a vicenda, così possiamo restare in contatto. Ok. A proposito, ho appena incontrato il signor Marino nel Bosco Petalo. Penso stia tornando al suo cottage vicino al mare. A che punto sei con il tuo Pokédex, Avian? Il mio va benino. Quindi, che ne dici di una lotta? Va bene. Sei un allenatore principiante, Avian, non posso perdere. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Dera, te la faccio vedere io. Adesso
dovrai chiedermi scusa e vuoi combattere con un misero go-go? Certo, se mi fa un super suono non è più tanto misero, però Cursey non si lascia intimorire per quei turbo sabbia. Sguardo fermo, no, che cretino, non ci ho pensato, effettivamente anche il mio go-go ha questa abilità. Va bene, azione, super suono, ha funzionato. Dovevo approfittarne prima che non ero confuso di... per attaccare, vabbè. Dai, Cursey! Bravissimo, Cursey! E fa un buon danno. Ruggito, e ci sta, giustamente. Dai, Cursey! No, Cursey è così confuso. Avendomi però abbassato l'attacco non mi faccio troppo male. Chi posso mandare contro questo Wingull? Nessuno in realtà è particolarmente forte. Potrei mandare Fanghino, ma ho detto che non lo voglio utilizzare per il momento. Ruggito, va bene. Cursey. Ancora confuso. Smettila di essere confuso. È così confuso. Pistolacco. Ok, questo potrebbe farmi un po' male. Sì, mi ha fatto male. Va bene, Cursey. Bravissimo, però Cursey è veramente esagerato con la sua potenza. Per cui io direi per il momento di mandare Tavoletta. No, per cui io direi di mandare Tavoletta, perché con un'altra pistolacqua questo Wingull mi distrugge il povero Cursey. Tavoletta non dovrebbe essere troppo scarso, ok? Graffio. E dai però! Tavoletta, io credo in te. Io e Giunnino crediamo in te. Dai, sì, muori stupido Wingo. E ricevono 88 punti esperienza. Va bene, il suo secondo Pokémon ovviamente è Trico. Livello 15. Però, si tratta bene. Io direi di mandare ad Aknin, perché non vedo cosa potrebbe farmi di molto potente contro ad Aknin. Cioè, Fulmi Sguardo, ok. Però io con una sanguisuga lo ferisco molto. Assorbimento, che in ogni caso il fulmisguardo non è servito se poi fa assorbimento. Va bene. Penso recupero quasi tutta la vita con questa sanguisuga. Avere 80 di potenza all'inizio ha i suoi pregi. Sì, non puoi fare niente contro ad Aknin. Ok, avevo detto che non sarebbe stata... nel team ad Aknin e lo confermo, perché mi ha fatto molto più male adesso senza motivo. Però per il momento guardate quanto si fa valere. Ciao Vera, ci hai provato. Ad Aknin riceve 103 punti esperienza e anche Tavoletta. Wow, sei meglio di quanto pensassi. Adesso chi è il principiante Vera? Adesso chi è? A proposito del signor Marino, va bene. Devo andare dal navigatore, signor Marino. Ma, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa parte e direi anche che è durata un bel po', quindi mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale per non perdervi mai nessuna parte. Dovete attivare anche la campanellina per ricevere notifiche ogni qualvolta io caricherò un video. Per cui ho detto tutto, ditemi però, ecco, questa cosa non l'ho detta, ma voglio mettere una domanda per ogni parte, perché io le facevo prima, in realtà le fanno penso un po' tutti su YouTube, però io le facevo un bel po' di tempo fa sul canale e poi ho smesso, per cui se vi è apparsa una domanda durante il corso della parte, ve la faccio comunque anche ora. Qual è il vostro Pokémon preferito? Mi raccomando, ditemelo nei commenti, commentate in tanti e ci vediamo alla prossima parte. Bye!